problemi, non per sfuggire alla domanda, ma come dire, è una fase complessa e non c'è dubbio che anche il Movimento 5 Stelle, per la sua parte, sta vivendo una ulteriore fase di crescita, una fase di crescita che dopo averla portato questa forza politica dall'opposizione storica al governo, governo con la destra prima e ora col PD, ha necessità di consolidare anche un'azione di governo che sia fortemente divisiva rispetto a logiche che vengono da lontano e del passato. Fare un governo di grande rottura comporta enormi sacrifici. Molte cose del programma sono state realizzate, quindi penso ai punti salienti dal reddito di cittadinanza, allo spazzacorrotti ed è lungo l'elenco di leggi che sono state fatte. C'è una esigenza di dare all'azione di governo una maggiore capacità di dividersi da logiche del passato e per far questo è evidente che in una logica di coalizione 5 Stelle, Partito Democratico, c'è un gran numero di compromessi da prendere. E il primo obiettivo da raggiungere è quello di restare in piedi. Le sconfitte che sono state accumulate nei territori, nelle diverse elezioni, hanno molto scoraggiato una parte della base, hanno fatto allontanare tanti elettori, hanno soprattutto dato forza a tutte quelle forze che vedono nel 5 Stelle il vero fumo negli occhi, cioè quella forza politica che può e che ha in parte sfasciato certi comportamenti, certe regole, certi gruppi di potere. Quindi c'è sul Movimento 5 Stelle una pressione fortissima che ha portato a un punto decisivo e di rottura. O, come dire, si va in una fase governista, quindi con la Punto di linea Di rottura Maio, all'interno del movimento perché volano stracci e praticamente. naturalmente di conseguenza anche nel movimento, dove il dibattito non c'è dubbio che sia fortissimo. O in una parte, diciamo, di ottenere quello che si può nella coalizione con il PD, oppure mantenere quella identità forte iniziale e quindi anche a costo di rompere tutto, uscire dal governo in una prospettiva difficile. Io penso, se vuoi la mia valutazione personale, però questa è solo di tipo personale, che si troverà un punto di equilibrio, perché non conviene a nessuno. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto molte cose e ha delle nuove parole guerriere in gestazione e si troverà quindi un accordo e quindi si creerà negli Stati Generali a novembre una sorta di direttorio, dentro il quale entrerà, io penso, anche Di Battista, Di Maio, probabilmente l'Appendino che si è autosospesa per una vicenda giudiziaria che è veramente evidente a tutti di Lana Caprina e altri personaggi, in modo Che tale si da dare. ricomporrà la Si ricomporrà e situazione, si tu andrà dici. avanti per portare a casa questi nuovi risultati. Però io vado da Marco Canestrari. Buongiorno Canestrari.